Qualche settimana fa ho fatto un piccolo esperimento e ho chiesto ad amici e parenti di descrivere il mio lavoro. I risultati sono stati imbarazzanti. Mi sono infatti reso conto che nessuno sa esattamente di cosa mi occupo e cercherò quindi di spiegarlo in questo video, che può essere magari utile a qualcuno che ha le stesse difficoltà nello spiegare la propria occupazione. Io sono un ingegnere informatico e ho risposto fondamentalmente con questa affermazione alla domanda che lavoro fai per tanto tempo. Questa è una risposta che apre a un mondo infinito di possibilità e generalmente possono essere però riassunte in bello, ma quindi aggiusti computer? No. E dopo qualche anno di frustrazione, infatti, ho deciso di non rispondere più così. Le persone normali, infatti, normali intendo quelle che non lavorano nel campo dell'IT, non hanno la più pallida idea di cosa faccia un ingegnere informatico. Il secondo passo è stato quello di rispondere con "sono un imprenditore", perché è vero. E questo però non risponde alla domanda, ma crea un diversivo fondamentalmente. Il problema nasce nel momento in cui ti chiedono: ma quindi che cosa fai? E dovrei rispondere a questo punto con: noi sviluppiamo software GIS. E succede puntualmente che appare panico negli occhi dell'interlocutore e la conversazione passa immediatamente a qualcos'altro, quindi fondamentalmente troncandola di netto. Come fare quindi? Un approccio utile potrebbe essere quello di spiegare prima noi stessi che cosa facciamo, quindi in questo caso che cosa sono i sistemi informativi territoriali, e poi cercare di posizionarsi all'interno di questo mondo per riuscire quindi alla fine a dare una risposta concreta. Cos'è il mondo GIS, il GIS? Vediamo di leggere una definizione formale di cos'è un sistema GIS. Un sistema informativo geografico o sistema informativo territoriale, abbreviati rispettivamente in GIS e SIT, GIS se vogliamo leggerla in maniera corretta, è un sistema informativo progettato per catturare, memorizzare, manipolare, analizzare, organizzare, visualizzare dati geografici o spaziali. Allora, è una definizione molto ampia. Traduciamolo per le persone che non si occupano necessariamente di GIS. Allora, un sistema GIS mette in relazione dei dati che possono essere alfanumerici, quindi composti da numeri e lettere, con la loro posizione nello spazio, cioè dove si trovano nella Terra o comunque all'interno di un sistema di coordinate. Quindi consentono di associare un'informazione con la loro posizione geografica. Pensate ad esempio alle foto e appena la vediamo ci chiediamo subito: dove è stata fatta questa foto? Una volta lo dovevamo scoprire generalmente girando la foto stampata e dietro c'era una piccola didascalia, almeno quello che ricordo dal mondo analogico. Ora invece i sistemi moderni, sia smartphone che anche camera tradizionale, consentono di taggare la foto con una posizione geografica che vi dice quando e dove è stata scattata. L'unione di questa informazione, cioè del dato fotografico insieme alla posizione, crea l'informazione spaziale, quindi crea un dato geografico. Senza pensarci, quindi, voi state utilizzando i sistemi GIS costantemente, tutti i giorni. Riflettete ad esempio su Google Maps. Cosa state utilizzando quando utilizzate Google Maps? Utilizzate il satellite, che vi permette di sapere dove siete, in un semplice calcolo matematico che magari vedremo in un altro episodio, la rete cellulare che consente di affinare la vostra posizione, i dati delle strade, il traffico, gli edifici, i punti di interesse come per esempio gli esercizi commerciali o ricreativi.
voi utilizzate quindi costantemente sistemi GIS. Come funziona il tutto però? Allora, entriamo un po' più nel tecnico, ma neanche di più di tanto. Il cuore del GIS è il modello dati, cioè una descrizione di come sono fatte le informazioni che vogliamo raccogliere e classificare. Allora, se semplifichiamo di molto, possiamo dire che i dati vengono memorizzati in una banca dati, o notoriamente nota come database, che li memorizza secondo questo modello e li organizza per poterci accedere in maniera molto rapida. Il database infatti contiene una serie di scritte e di numeri e quando questi dati si riferiscono alla posizione nello spazio, allora si parla di database spaziali o geografici. Questi dati ovviamente devono essere visualizzati per essere compresi e successivamente analizzati. Il sistema informativo territoriale entra in gioco proprio in questa fase, consente infatti di trasformare un dato numerico in una rappresentazione su schermo. Questa visualizzazione viene solitamente costruita all'interno di un cosiddetto server geospaziale che converte i numeri in mappe, in rappresentazioni visive. Ovviamente lo stesso dato, ovviamente ma neanche tanto perché è una peculiarità dei sistemi GIS, può essere vestito in modi diversi. Pensate ad esempio il dato che rappresenta una strada. In funzione di come dobbiamo utilizzare questo dato, quindi del contesto, possiamo rappresentare questo dato in maniera molto dettagliata o molto approssimativa, fornendo quindi un livello di informazione utile al contesto. Bisogna sempre regolare la quantità di informazione per quello che se ne deve fare. Nel caso di un navigatore satellitare ci serviranno fondamentalmente la linea di mezzeria e gli incroci, oltre a qualche altra informazione, per esempio il numero di corsie, i limiti e così via. Mentre se dobbiamo lavorare alla manutenzione delle strade ci serviranno quante più informazioni possibili. Il modo in cui viene rappresentata sullo schermo l'informazione si chiama vestizione o tematizzazione. E quindi, senza soffermarci troppo nei dettagli, possiamo dire che il software che gestisce come viene memorizzato, visualizzato ed elaborato il dato geospaziale si chiama JS, GIS o SIP, se vogliamo dirla all'italiana. Ok, questo adesso abbiamo capito che cos'è un sistema GIS. Ok, ma qual è il ruolo del software in tutto questo sistema? I GIS sono generalmente sistemi informatici, quindi il software ha una grande importanza. Io sono uno sviluppatore di software JS, cioè mi occupo di costruire il software che memorizza ed elabora i dati e li prende dal database geografico, li estrae e crea una rappresentazione grafica. A 3D GIS abbiamo costruito un nostro prodotto che si occupa di questo, che si chiama Carto, che vi fa configurare il modello dati, vi permette di definire come sono fatti questi, vi permette di costruire la vestizione, ovvero come vengono visualizzati i dati, e vi permette di gestire proprio tutto il ciclo di vita del dato, cioè di acquisirne nuovi, di farli evolvere, di editarli, di definire chi può vedere cosa e così via. Addirittura abbiamo anche costruito una componente per vedere il dato in 3D come se fosse un videogioco. Tu puoi andare all'interno della strada, vedi il laser, vedi tante altre informazioni molto utili. Quindi alla domanda che lavoro fai ho deciso di rispondere così. Immagina di poter collegare le informazioni con la loro posizione nello spazio e poter visualizzare, analizzare e gestire in ogni momento questo collegamento. Io mi occupo del software che crea tutto questo e lo faccio per fare in modo che tutti possano prendere le decisioni corrette e decisioni veloci in ogni momento, che siano esse delle aziende, che siano esse della pubblica amministrazione o cittadini che vogliono semplicemente sapere a che ora devono partire con l'auto per arrivare in un certo luogo a una certa ora. Spero sia un'ottima risposta.
Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando di mettere mi piace, di lasciare eventualmente un commento e di consigliarlo ai vostri amici. Questo è il primo video di Storie del Mondo GIS, che è una rubrica con la quale vorrei raccontarvi il mondo dei sistemi informativi territoriali. Io mi chiamo Edoardo Roccatello, sono il cofondatore di 3DGIS e mi occupo di ricerca e di sviluppo. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima!